se alziamo questa cosa, allora innanzitutto è una cosa molto simbolica però, no? Perché oggi, non so se tu l'hai menzionato, ma oggi è proprio il 63° anniversario della 500, è nata proprio nel 57, noi per l'inizio festeggiamo il 4 luglio, nel 4 luglio, capitano di sabato, oggi veramente lei è... Stiamo proprio festeggiando un'incredibile coincidenza che ha un significato doppio secondo me. Uno è la nuova, no? Non è un'altra 500, è totalmente nuova. Ci chiedevano prima, ma è fatta in America, eccetera. No, e questo è il secondo significato, è fatta totalmente in Italia dopo il ritorno della 500, che è veramente... Questa è la chiave, che praticamente sembra uno ciotolo. Che apre la macchina così per contatto. La faccio accomodare se vuole e poi vi lo spiego. È una di grande eleganza. Dunque è molto elegante, questa è una tiratura limitata che l'ho fatta, che si chiama La Prima, per veramente i primi che la vogliono ordinare. Ha assolutamente tutto, incluso tanta tecnologia. Dunque, il fatto principale non è solo che è elettrica, che è la prima macchina tutta elettrica del gruppo FCE, è anche che è la prima a inaugurare una serie di tecnologie che su macchine piccole non ci sono mai state. Quando va la macchina ovviamente silenziosa. Guardo queste numerose prestazioni, è molto semplice. Rispetto a una vettura meccanica, a combustione, questa roba. Più semplice. La produciamo nello stabilimento storico della nostra azienda. La ricordo bene. Non potete ricordare la prima 500? Io sì la ricordo bene. Benvenuti. Grazie. E complimenti. Grazie. Questo è un grande risultato. Ne siamo orgogliosi. Certamente sì. Nella sostanza del modello, ma anche come significato. Assolutamente. È particolarmente importante, anche un bel messaggio del complessivo messaggio internazionale. A presto. Grazie.